una candidatura libera da vincoli ideologici e politici che ha come unico riferimento il superamento della condizione di difficoltà che vive la città. Così l'avvocato e docente universitario Valerio Donato ha tracciato il percorso della sua candidatura a sindaco di Catanzaro nel corso della conferenza dei cittadini convocata ad un mese dalla sua discesa in campo. Io in questo momento ho soltanto un'ideologia che mi manda avanti ed è la città. Tutte le altre mie componenti interiori e spirituali sono sospese. C'è soltanto un grande interesse, contribuire allo sviluppo di questa città. C'è un'attenzione trasversale di cittadini, movimenti civici e partiti, ha spiegato Donato, intorno al progetto di rinascita, che punta ad una ricostruzione della comunità attraverso la valorizzazione delle diverse vocazioni dei quartieri e una nuova visione sui temi delle infrastrutture, della mobilità, dei servizi, della cultura, della tutela delle fasce deboli. Nella mia candidatura c'è un grande interesse, per il momento voi sapete che la formazione delle coalizioni è ancora prematura, ma c'è un grandissimo interesse da parte di liste di centro, di gruppi e anche di gran parte di pezzi di elettorato, diciamo così, sia di sinistra, sia di centro, sia di destra, sia formazioni civiche, sia partiti politici. Ancora nessuna interlocuzione con il Partito Democratico, da cui Donato proviene, e che con i suoi organismi cittadini ha orientato a sostenere la candidatura a sindaco di Nicola Fiorita. Certo, io parlo con tutti, figuriamoci, non parlo col Partito Democratico. Certamente io parlo con tutti, mica parlo. Potrei mai negare una chiacchierata al segretario regionale del PD, sarebbe disdicevole.